Presidente, una bella vittoria con Sua Miseria e Nobiltà contro appunto il Sant'Erasmo, il derby. Adesso bisogna pensare anche al mercato. Sì, questo c'è ancora un poco di tempo per pensarla, anche perché credo che non siamo in grosse difficoltà, visto appunto la partita oggi è stata combattuta, è stata bellissima, potevamo forse vincere con qualche gol in più, visto che abbiamo preso due pali e una traversa. Comunque al mercato ci penseremo se le cose dovessero andare male, ma sembra che le prospettive siano buone con i ragazzi che abbiamo praticamente, quindi se ci sarà bisogno proprio vuol dire che gli altri saranno più bravi di noi, cercheremo di stare al passo con qualche acquisto chiaramente. C'è stato un momento di questa gara che ha temuto il peggio? Sì, è come si suol dire, gol mancato, gol subito, infatti abbiamo mancato in gol del 4-2 se non vado errato, e poi abbiamo subito appunto il 4-3. Poi comunque i ragazzi hanno risposto bene, sono contentissimo, un gol spettacolare, questo lo devo fare un elogio al giovanissimo De Angelis, poi gli altri li conosciamo, e Capobianco, e Verdicchio, e quindi voglio dire è stata una bella sorpresa, un bellissimo gol quello di De Angelis, sono contento per lui. Vittoria sofferta, ma alla fine è stata una bella vittoria, mister. Sofferta è la parola giusta, oggi purtroppo ci siamo un po' trascinati, però l'importante era proseguire questa bella striscia positiva, anche le vittorie così fanno ancora più bene alla squadra. Mister, due tempi direi diversi, un primo tempo diciamo avete avuto un inizio pimpante, i primi 5 minuti, poi siete calati leggermente, avete subito il 2-2, invece nella ripresa si è visto un Miseria e Nobiltà proprio alla caccia della vittoria dal primo fino all'ultimo secondo. Sì, stranamente siamo partiti forte, perché ti ripeto, è un buon periodo per noi, poi come d'altronde succede, ci siamo rilassati e quindi loro ci hanno subito puniti. È uno sport che non ti permette minimamente di mordere la presa. Chi dedica la vittoria? Ma tutte quelle persone che in questo periodo in cui tra virgolette era un brocco, invece hanno detto che io fortunatamente sono un buon allenatore, mi tutelano sempre in virtù e della stima e dell'amicizia che hanno nei miei confronti.